Ciao a tutti, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi finalmente un nuovissimo video haul. Ma come sempre, prima di incominciare, raga, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ogni nuovo video che esce, che io vi ricordo esce ogni martedì, ogni venerdì alle ore 14:30. Vi ricordo anche se vi va di seguirmi sugli altri miei social, Instagram e TikTok, vi lascio i riferimenti qui e i link diretti giù nell'info box per restare aggiornati a tutti gli altri contenuti, video, post, storie, eccetera. Soprattutto adesso che vi ricordo, settimana prossima non uscirà nessun video sul canale perché sarò al mare. E ovviamente posterò giornalmente, mentre qui no. Vi ricordo che martedì e venerdì non uscirà nessun nuovo video, ci vediamo direttamente martedì prossimo. Comunque, oggi siamo qui per fare un bel video haul, finalmente. Non ne sto facendo tanti, non che io non stia acquistando, ma come vi dico, spesso faccio ordini online, quindi purtroppo quando mi arrivano i pacchi separati, li metto a posto, me li faccio vedere su Instagram, su TikTok, eccetera, e quindi non faccio l'haul. Invece questa volta sono andata un giorno fisicamente in un centro commerciale e poi tipo il giorno dopo mi è arrivato un ordine di The Zenith, quindi l'ho lasciato lì, è ancora chiuso, non l'ho ancora aperto. Quindi vedremo direttamente insieme come sono le cose. Direi anzi di partire da quello, mentre l'altro abbiamo Primark e Bershka, penso a memoria. L'ordine di The Zenith è questo qui, bello pesantino. Avevo acquistato in occasione già dei saldi, non so perché The Zenith ultimamente sta mettendo la roba in saldo super super presto. Infatti molte cose che avevo comprato per la palestra, che erano nuove, erano già in saldo. E infatti mi sono un po' girate. Allora, il primo capo che ho preso è questa giacca, che è appunto della linea Fitness, che io avevo già acquistato per i capi di palestra, non presa per palestra questa, ma è una giacca tipo in tessuto tecnico, leggerissima, l'ho pensata tipo per le sere d'estate, così. Purtroppo quando ho ordinato online i prezzi sono tagliati, quindi non so dirvi i prezzi, però io ho preso una taglia S, ho preso il grigio, c'era anche in rosa. Io l'ho presa appunto grigia, leggerissima, con le spalle tutte, le maniche tutte arricciate. Io di questa linea avevo preso la tuta felpa più pantalone, appunto per andare in palestra. Comunque questa comoda anche tipo per andarci in palestra, perché comunque io la sto con il top e il pantalone, però ad andarci comunque quando esci che si è sudati preferisco comunque coprirmi fino a che non sarà ovviamente pieno estate. Quindi questa così leggerina, giusto per coprirsi un attimo, super carina, con l'elastico in fondo, top, e appunto era in sconto adesso. Andiamo a vedere se riesco a prendere l'ordine. L'ho pagata 10 euro, raga, top. Poi proseguiamo, ho preso dei capi rosa, pensati per andare un po' a lavorare, perché non sto più utilizzando molto le divise che avevo fatto, ma comunque sto cercando di vestirmi di rosa per rimanere abbinata al mio negozio. Questi li ho pagati 15 euro, sempre in taglia S, sono dei pantaloni wide leg, quindi aderenti in vita, anche fatti un po' più elegantini, con la finta taschina dietro. Davanti invece sono tutti lisci. Il bottone è quello nascosto, quindi molto carino, con la zippettina di questo bellissimo rosa cipria, e poi sotto scendono appunto wide leg, quindi comunque morbidi. Io ho preso una taglia S, spero mi vada bene, sembra di sì, però devo provarli. Molto molto carini, hanno anche la piega al centro, sia davanti che dietro, e scendono belli lunghi. Avevano anche il loro blazer abbinato, però appunto pensando all'estate, questi comunque sono comodi anche in piena estate perché sono veramente leggeri, ok, lunghi, però super leggeri, quindi con sopra un toppettino, secondo me super carini. E sempre in sconto, in questo caso ho pagato 14,50 euro, ho preso un paio di pantaloni barra jeans, perché non sono color jeans, però il materiale è quello dei jeans, e per fortuna è elasticizzato, se no sono scomodissimi. Sempre presi in taglia S, ho preso questi qua, sempre pensati per il lavoro, larghi, rosa, con tutta la trama leopardata, finiscono morbidi, spero mi vadano bene, super super carine, sono proprio dei jeans a tutti gli effetti, con le tasche, il bottoncino, la zip, però appunto fatti in questo modo. Super super carini, spero mi vadano bene, così li porterò ad andare al lavoro. Passiamo poi alla busta, sono andata al centro commerciale Elnos a Brescia e ovviamente abbiamo fatto danni anche da Primark, ma inizio a togliere e le prime cosine che trovo sono quelle di Bershka. Ho preso questo vestitino super super carino, raga, ha questo scollo quadrato con le spalline sottili, ma appunto fatte un po' così, secondo me super carino. E poi prosegue la sua gonnellina
super morbida, l'ho provato, veste abbastanza corto, mentre sul retro è fatto così, dietro è coperto, poi ha il buco sulla parte bassa della schiena e questi due laccetti per fare il fiocco. Raga, semplicissimo, però me ha colpito subito quando l'ho visto e indosso stava veramente bene. Io ho preso una taglia S, l'ho pagato 22,90 euro, vi lascio il codice se a qualcuno interessa. Troppo, troppo carino per i giorni d'estate, copricostume, eccetera. Super approvato. E poi ho preso anche questa maglietta barra maglioncino, perfetta per questa mezza stagione. Così, a mezze maniche, crop, con tutta la trama classica del maglioncino, con la particolarità del colletto tipo quello dell'Apollo che prosegue molto molto scollato. Qui ho preso una taglia XS, l'ho pagata 17,99 euro, c'era anche in nero. Raga, è veramente super carina la mezza manichina. Veramente super top, indossata con un jeans, questa secondo me è troppo troppo carina. Possiamo proseguire con Primark. Facciamo un attimo anche pausa dai vestiti, vi mostro subito un accessorio. C'era tutta una collezione dedicata a Minù degli Aristogatti. Io ho comprato questa tazza perché mi piaceva un sacco, con la gattina con dentro il suo fiocchettino e davanti il muso con gli occhietti azzurri, e anche la forma perché comunque è molto particolare, sembra tipo più una teiera. Può andare in lavastoviglie però non può andare in microonde, e l'ho pagata 6 euro. Poi ho preso un paio di shorts neri sempre per l'estate, sempre per andare al lavoro, comunque sono sempre comodi, io ce li avevo solo di jeans perché tutti quelli che avevo di anni fa mi erano comunque diventati piccoli, quindi li avevo poi dati via. E ho preso da Primark, c'erano veramente tutti i colori. Io ho preso appunto neri, in fondo sono un po' sfilacciati, però dietro comunque rimangono un attimino più lunghetti, quindi non si vede nulla. Classici tagli, ho preso una taglia 36 europea, vestono un po' morbidi, però appunto li preferisco comodi piuttosto che super stretti, e li ho pagati 15 euro. E c'erano poi di vari lavaggi di jeans, bianchi, grigi, c'erano poi tutti i colori classici con le taschine avanti e dietro. Poi questa la cercavo assolutamente dai TikTok, ovvero questa maxi maglia di High School Musical. Purtroppo c'era solo questa cosa della collezione di High School Musical, ma anche, cioè, online avevo vista solo quella. Ho pagata 14 euro ed è un XS, è un appunto super maglia dei Wildcats con davanti il logo della squadra e dietro la scritta Bolton 14. Raga, cioè, pazzesca questa da usare in casa, giornate d'estate. Bellissima, amo. Cioè, sono andata da Primark principalmente per lei. Poi ho ricomprato le salviettine struccanti, io prendo sempre queste qua al cocomero. C'è la confezione da 2 e viene, non mi ricordo, 1,80 euro. E quindi veramente niente. Queste le tengo qui in postazione per pulirmi dagli swatch, per pulire i prodotti quando sono un po' sporchi, sempre sempre utili. Poi, rimanendo a tema palestra, c'era una bella linea dedicata al workout. Io ho preso questa magliettina crop in questo grigio scuro, tessuto veramente sembrava proprio pazzesco, cioè comunque mi piaceva un sacco e sembra che rimanga molto aderente. Questa qui appunto è proprio della linea workout, c'era veramente un sacco di roba pagata 10 euro, io ho preso una taglia XS perché appunto la vorrei bella aderente. E sempre della linea workout ho preso un altro di questi reggiseni sportivi che avevo preso a Londra in azzurro. L'ho preso, in realtà ora che lo vedo bene questo colore è proprio tipo un marroncino chiaro, non so perché me lo ricordavo grigio. Comunque ho preso una taglia più piccola, a Londra avevo preso la S, qui ho preso un XS per averlo un po' più stretto così che sostenga di più. Colore è mocha e l'ho pagato 7 euro. Non mi ricordo a Londra quanto l'avevamo pagato, forse 6 sterline. Però l'ho provato, non è male, però appunto forse la S era un pochettino grande per me. All'interno ha anche le coppe, quindi molto comodo. Poi due accessorini, ho preso una maschera, una sheet mask Strawberry Cupcake si chiama, che è illuminante e dovrebbe avere tutta la trama dei cupcake. E poi ho preso un cavetto per il telefono perché da quando avevo cambiato telefono non avevo ancora preso il cavetto da mettere in macchina, quindi l'ho preso lì rosa con l'entrata del nuovo iPhone da entrambi i lati perché anche la macchina ha quell'entrata lì, quindi ho preso lui. Ci ho pensato dopo che devo prenderne anche uno con l'USB da portare in negozio.
Comunque, vabbè, lo prenderò. 4,50 euro questo. Poi ho preso, ultimo capo d'abbigliamento, un vestitino super easy a tubino. C'erano di vari colori e lunghezze. Io ho preso mini in questo verde militare. Tutto tessuto a costine, sembra molto leggero, quindi molto fresco per l'estate. Taglia XS, pagato 9 euro. Super, super semplice. Ed infine ho preso ben 4 set di orecchini, perché io avendo tanti buchi spesso cambio le composizioni. Ho preso, tutti costavano dai 3,50 ai 4,50 massimo. Ho preso questo set qui, che ha i diamantini, le perline oro, le perline classiche, questi due bottoncini e qualche anellino. Anche questi anellini di perle, secondo me, stracarini, con brillantini o lisci. Poi ho preso questi in tre colorazioni, quindi c'è l'oro rosa, il nero, l'argento, l'oro anche, ci sono più colorazioni, anche qui perline e sotto gli anellini dei vari colori. Poi ho preso un set tutto di perline classiche, così anche qui piccole, medie e grandi, con sotto vari cerchietti con le perline. Ed infine uno più sull'argento, anche qui abbiamo cerchietti, ormai non un sacco di questi cerchietti di perline, tutte sull'argento con le perline, diamantini, perline argentate, eccetera. Sempre utili per tutti i miei buchetti. L'unica cosa scomoda di questi anellini è che dietro hanno la farfallina. Io invece preferisco quelli che si chiudono proprio tutto ad anellino, così non danno fastidio. Però possono sempre tornare utili. E niente raga, vi ho mostrato tutto, perché poi sono andata da Ritual a prendere un diffusore, qua lo scontrino, la ricarica del mio diffusore, che però l'ho già messa di là, quindi non riesco a farvelo vedere, e poi non pensavo vi interessasse. E niente raga, questo era tutto l'haul per questa volta. Sto aspettando anche un ordine di Sephora, ma purtroppo i corrieri stanno facendo sciopero, quindi anche un ordine di Quanticlo, quindi non me l'hanno consegnato e io dovevo registrare oggi, quindi vi farò vedere, o vi avrò fatto già vedere se mi sono arrivati ieri su Instagram. E niente raga, quindi questo è tutto. Fatemi sapere con un like se vi piacciono i video haul, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo video. Vi ricordo anche, se vi va, di seguirmi sugli altri miei social per vedere tutti gli altri contenuti, soprattutto di settimana prossima. Quindi noi qui sul canale ci vediamo direttamente martedì 30. Io vi mando un super bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!